Grazie a tutti, buonasera. La setta non esiste, la setta è l'altro, ha detto un celebre studioso francese delle sette, di questi fenomeni relativi ai nuovi movimenti religiosi. E la provocazione vale per i movimenti settari in genere, ma vale per la New Age in modo emblematico, perché mentre le sette, come dire, classiche, quelle che noi del Grease studiamo da molti anni, ce ne occupiamo, facciamo ricerche, conferenze, scriviamo libri, sono, come dire, le sette, o meglio i movimenti religiosi alternativi, che è un termine più socialmente corretto, che hanno una sede, hanno dei leader, hanno delle dottrine da studiare nei loro libri, nelle loro produzioni, nelle loro riviste. Quasi tutti i movimenti in qualche modo ormai hanno una visibilità pubblica e una certa trasparenza. Pensate che perfino la massoneria, di cui abbiamo parlato di recente nel Caffè Teologico di Verona, ormai dopo un'operazione di trasparenza fatta 20 anni fa dal Gran Maestro del Grand Oriente d'Italia, ha delle sedi ben definite, si sa chi sono gli iscritti, si conoscono le loro dottrine, per cui è segreta ancora, ma fino ad un certo punto. Mentre la New Age, in realtà non si può dire che risponda a questi requisiti. Dov'è? Ha una sede? Avete mai visto un portone con scritto New Age, sede ufficiale della New Age? Ha un fondatore? Ha un'organizzazione ufficiale? In realtà no, niente di tutto questo. Ciò non significa però che non esista, che non ci sia, che non sia diffusa più di quello che pensiamo. A dire la verità, qualche leader, vedremo, ce l'hanno, però loro stessi negano esplicitamente di esserlo, proprio perché, come vedremo, la New Age si presenta proprio sotto altra forma. Cercherò anch'io, nella breve presentazione, di non essere, come dire, troppo sistematico, troppo dottrinale, cercherò un po' di calarmi nella realtà New Age, quindi cercheremo di mostrarvela in modo, come dire, cross-mediatico, con un po' di musica, con dei pezzi, con dei video, con la possibilità di vedere delle diapositive, e in qualche modo per rendere più l'idea, come siamo abituati a fare quando studiamo i movimenti religiosi classici e le sette, cerchiamo di studiarle, di spiegarle direttamente con i loro testi originali, con il loro modo di pensare, proprio per evitare di proiettare le nostre idee su di loro, che spesso sono ricche di preconcetti. Quindi nessun preconcetto certo, però le antenne alte, perché per usare un'immagine diffusa molto in questa splendida regione, che è la vostra, userò un'immagine a me cara quando parlo delle sette classiche, che è quella un po' dei funghi. Dico, le sette non non sono come i funghi, crescono sì come i funghi, però chi di voi se ne intende un po' di micologia e di funghi, sa che bisogna conoscerli, bisogna sapere dove sono. Se uno entra in uno splendido bosco come i vostri o come i nostri del Veneto e non li sa riconoscere, vede uno splendido bosco, uno splendido sottobosco, ma non riconosce nessun fungo. In realtà, man mano che li si riconosce, si sa dove andare a pescarli. Si sa dove andare a trovarli, sono di varie specie. E i funghi per loro natura non hanno radice, non sono delle piante propriamente dette. E in effetti anche spesso i gruppi settari, la New Age in particolare, non ha una vera e propria radice culturale, vera e propria. Ciò non toglie che, come i funghi, nasca in un sottobosco, in un humus, in un terreno particolare, ci vuole una certa umidità, ci vuole una certa ombra, ci vogliono determinate caratteristiche perché determinati funghi si sviluppino. E scusate se mi dilungo, seppur sinteticamente, su questo punto, la simbologia potrebbe andare avanti, perché ci sono funghi bellissimi da vedere, come molte manifestazioni della New Age, corsi, organizzazioni, centri di benessere, eccetera, ma
ma che in realtà spesso sono proprio i più velenosi, possono portare alla morte. Altri vengono non tanto consumati a tavola, ma, come dire, aspirati perché sono allucinogeni. Sapete che molte delle droghe diffuse anche al giorno d'oggi hanno origine proprio dai funghi. E non a caso la New Age fin dall'inizio non ha mai disdegnato le droghe psichedeliche, anzi le ha considerate un veicolo privilegiato per espandere la coscienza e la consapevolezza. Quindi andiamo un po' alla ricerca di questo sottobosco per vedere un po' di saper individuare il terreno, non dico le radici, ma almeno il terreno profondo da cui in qualche modo è scaturita la New Age. Tenete presente che l'esempio è proprio emblematico perché spesso non sono neanche consapevoli i funghi di nascere in quell'ambito. Molti degli autori che citeremo non si conoscevano tra loro e molte idee sono un po' la scoperta dell'acqua calda perché risalgono a migliaia di anni prima. Ma cerchiamo di andare in qualche modo con ordine, con un ordine disordinato, diciamo, un ordine New Age. È un'immagine bella per rendere l'idea di quello che sto dicendo, è quella della nebulosa, non a caso utilizzata da molti studiosi del fenomeno. La New Age è un po' come una vaga nebulosa, che nelle notti stellate, come quelle che si vedranno, immagino, qui, si vede e non si vede, non se ne vedono i contorni ben definiti, pensiamo alla Via Lattea, la nebulosa più vicina a noi. Però c'è, seppur lontana, emana la sua luce da migliaia di anni. E come ci si entra nella New Age? Non so se da voi c'è qualche pescatore o qualcuno che ha dei parenti che pescano. In tal caso avrà riconosciuto quello strumento lì sotto che vedete, che si chiama Nassa, un nome un po' originale, è un tipo di rete particolare che si usa per pescare pesci nei fiumi e nei laghi con l'acqua corrente. L'esempio non è casuale, perché pensate che è stato citato da un familiare colpito da un gruppo settario in un rapporto ufficiale ministeriale francese di una trentina d'anni fa, sempre valido, che disse in una testimonianza ufficiale: per chi ha vissuto le sette, sappiate che le sette non sono come delle reti che ti cadono dall'alto e tu resti ingabbiato, ma sono come delle nasse entro le quali ci si infila senza accorgersene. I pesci, infatti, per essere pescati da queste nasse, non si accorgono neanche di quello che succede. In realtà scorrono lungo il fiume o all'interno del lago dove passano le barche. Non occorre la canna per pescare. Queste nasse sono dei cilindri che hanno un foro aperto da un lato e l'altro chiuso. Vengono messe trasversalmente nell'acqua e i pesci, senza accorgersene, vi entrano. Il pescatore chiude la parte inferiore e i pesci restano dentro. Direi che in molti anni di conferenze e di incontri per spiegare le sette non ho mai trovato uno strumento così adatto a rendere l'idea come questo, tant'è che nelle assemblee delle scuole lo porto anche fisicamente, me l'ho fatto regalare da un pescatore, per rendere l'idea di quello che stiamo dicendo. Che cos'è? Troviamo qualche altra simbologia, come vedete uso molto, come avevo promesso, le immagini, più di tante teorie, come dire, dottrinali, che la New Age peraltro non ha e non vuole avere. È quella del sincretismo, un sincretismo fai da te. Purtroppo, nonostante le milioni di immagini che ci sono su Google, non ho trovato un'immagine che rendeva l'idea del concetto che volevo esprimere. Diciamo che è una macchinina un po' mixata quella che vedete. Fate conto che uno prenda da modelli diversi, sia come anno di produzione, sia come modello di macchina, pezzi diversi e assembli una sorta di vettura fai da te. Quindi prendo, che so io, la carrozzeria del maggiolone di 50 anni fa perché mi piaceva, ci metto un motore, magari un motore Ferrari perché la voglio rendere più potente,
Ci metto la marmitta, beh, non della Volkswagen, perché con i problemi che ha avuto magari vado a prendere la marmitta di un'altra marca, il volante di un'altra ancora, insomma, sembra una vettura da epoche e da modelli completamente diversi. La New Age fa un po' così, come tutti i gruppi settari che in qualche modo applicano questa forma di sincretismo, di mettere insieme le cose in modo gratuito, in modo artificioso. Perché il bolide partirà sì a razzo con un motore della Lamborghini, ma dopo poche centinaia di metri si ha la carrozzeria del Maggiolone o le ruote di una Volkswagen, praticamente fonderà, scoppierà, si bloccherà. Ecco, è un po' così che fanno in maniera più o meno inconsapevole cultori della New Age. Assemblano come una persona al supermercato, ecco l'altra immagine molto efficace che rende l'idea. Un pochino di peperoni che rappresentano l'induismo, un bel po' di ermetismo che è preso come fosse un ananasso, il sufismo, un po' di egittologia di 2000 anni fa, la psicologia, come vedremo, di un certo tipo transpersonale, e ne faccio un fai da te, una miscellanea che non è, come vedete, come una macedonia, che so io, un minestrone che ha una sua logica pur negli ingredienti diversi. Ma qui si tratta, e forse anche il carrello dovevamo farlo più eterogeneo, adesso viene in mente adesso, perché i prodotti sono completamente eterogenei. Vedete, qui non si tratta di credere in una cosa piuttosto che in un'altra. Tant'è che in questo ambito i sociologi preferiscono parlare di believing without belonging, cioè credere senza appartenere a niente. Credo un po' a tutto quello che mi piace, un fai da te religioso artificioso che resta dov'è. E ripeto, questo per rispondere agli antropologi sempre pronti a criticare questi aspetti qua, no? Anche quelli che riguardano il cristianesimo. Qui non si tratta di credere in qualcosa di speciale o di diverso, perché gli antropologi si potrebbero sbizzarrire a criticare qualsiasi credenza. Ma uno può anche credere, voglio dire, ai lupi mannari. E non sto dicendo a caso, perché tenete presente che l'associazione organizzata dei lupi mannari esiste, è Florida, è stata fondata, se vi interessa, dal genero di LaVey, che è il fondatore del satanismo originale, storico, e ha una sua, come dire, dignità, tra virgolette, con la D minuscola, ma insomma di esistere. Qua si tratta solo di distinguere l'organicità di un simbolo da un sincretismo fine a se stesso. Questo è un po' il cuore di quello che, se riusciamo a spiegarlo e a capirlo, poi possiamo anche permetterci, tra virgolette, di criticare anche la cultura New Age. Un simbolo è tale quando rimanda a una sua logica, a una sua organicità, a una sua storicità, alle radici, non come il fungo che non ce l'ha, lo stacchi e non ha neanche radici. Simbolo deriva dal greco la parola che vuol dire gettare insieme, mettere insieme, ma con una logica, un'organicità, un collegamento. Altrimenti resta fine a se stesso. I simboli del cristianesimo hanno tutti una loro logica sequenziale, dai sacramenti al battesimo, l'Antico e il Nuovo Testamento. C'è una logica storica, filologica, linguistica, culturale, religiosa in senso autentico. Invece il sincretismo cosa fa? Deriva anche quello dal greco, sincreino, però è un aspetto individuale di mettere insieme le cose. Crino, sin, cioè giudico insieme io personalmente, mi faccio il mio carrello, a prescindere dall'organicità. Metto su, faccio il minestrone con la cioccolata. Con lo zucchero o con i prodotti più perché fa comodo a me, ecco il fai da te. E quindi la differenza tra simbolo e sincretismo fai da te. Girando questa sera nella vostra splendida cittadina, ho visto questi meravigliosi campanili di cui appunto è famosa la vostra città. I campanili bellissimi, rotondi, circolari, altissimi, che hanno anche secoli di vita. Ma cosa sarebbero se non rappresentassero
il simbolo dell'avvicinanza, del tentativo di avvicinarsi a Dio dell'uomo. Sarebbero delle torri, delle semplicissime, banalissime torri, seppur artisticamente magari pregevoli, ma perderebbero della loro simbologia. Andiamo ora lentamente a vedere un po' questo humus culturale di cui parlavamo prima. Quello che sta sotto, molto sottoterra, non ci sono le radici, ma bisogna scavare molto a fondo. E se si scava molto a fondo si ritrovano molte di quelle idee che poi sono state propugnate negli anni 70 e 80, in parte anche adesso, un po' come quell'acqua calda che stasera ci hanno versato nelle tazze. Perché l'antica gnosi, per chi l'ha studiata, rimanda in gran parte a quello che propugna la New Age. Solo che, non so, nella New Age il Gesù spirituale diventa un extraterrestre. La patria originaria dell'uomo, di cui parlavano i filosofi della gnosi, diventa Stone Age o Atlantide. Ma parliamo di 2000 anni fa, primi secoli dopo Cristo. Così pure se andiamo a vedere quali erano le idee propugnate dagli umanisti, Ficino, Piccolo della Mirandola, nel 1500, ritroviamo molti elementi, in qualche modo gnostici, che la New Age cerca di risvegliare. Non so chi se lo ricorderà dal liceo, dall'università, il cosiddetto corpus hermeticum, che poi si è rivelato anche un falso, che riprende l'antica saggezza di Ermete Trismegisto, l'ermete tre volte grande, padre di gran parte della mitologia e dell'esoterismo di una miriade di movimenti attuali. Si potrebbe dire il padre dell'esoterismo. In realtà, se lo andate a studiare, a leggere, sì, a livello culturale può interessare, i loro principi sono, come dire, frutto di una saggezza antica, da cui senz'altro si può anche prendere qualcosa, ma da lì a farne una ragion d'essere, una propria filosofia, una propria religione, tra virgolette, seppur tra molte virgolette, ne passa. Però molti elementi li ritroveremo. Lo yin, lo yang, la congiunzione degli opposti, il bianco e il nero, il vero e il falso. Se si va a leggere il Corpus Hermeticum, quello che scrive Ermete Trismegisto, si trovano un po' alla radice della radice, proprio sottoterra, queste idee. Venendo più vicino a noi, 1800, troviamo la teosofia della Madame Blavatsky e di tutti i suoi successori, molti degli leader, chiamiamoli pure così, della New Age, sono pure figli in qualche modo della teosofia. Abbiamo visto quindi un po' l'origine mitica, l'origine mitologica. Ora vediamo dal punto di vista storico se qualcosa possiamo salvare. Ecco, possiamo salvare un po' ricostruendolo, perché tenete presente che questi autori che vediamo adesso in qualche modo sistematizzati, ricordatevi quello che abbiamo detto all'inizio, li abbiamo un po' assemblati noi. Pensate che tra loro non si conoscevano neanche. Il Paul Lecour non conosceva la Bailey, e la Ferguson successivamente probabilmente sì. E sono un po' i padri fondatori, comunque, delle teorie New Age. Alice Bailey è una, appunto, seguace della teosofia, discepola della società teosofica. Lei si è proposta, pensate, è del 1920, quindi insomma del secolo scorso, millennio scorso, ora è il caso di dire, di creare una nuova forma mentis mondiale in telepatia con un maestro tibetano, altro must della New Age, di cui ci sono fior di epigoni, la Knight, una delle più famose americane, che ha 30 anni che trascrive quello che sente in telepatia da un presunto gigante extraterrestre vissuto milioni di anni fa. Ma la Bailey invece si limitava a un maestro tibetano, a essere in telepatia con un maestro tibetano, e attraverso una rete di triangoli di preghiera, eccoli qua che li vedete qui sulla destra,
in qualche modo pensava a una grande invocazione fatta al grande istruttore mondiale, cioè l'idea era un po' quella di catalizzare, canalizzare l'energia che sarebbe provenuta in telepatia da migliaia di persone in collegamento tra loro, che in qualche modo poteva influire sulla trasformazione delle coscienze della realtà. Ecco, detto così magari viene anche bene, però a metterlo in pratica voi capite che ce ne passa. Diamo atto, ad onor del vero, che una sorta di rete di questo tipo, anche se non telepatica, insomma, con internet in qualche modo si è realizzata. Ecco, questo non vuol dire che lei avesse avuto la preveggenza in telepatia, magari, di chi avrebbe fondato internet dopo qualche decennio. Però, insomma, l'idea era quella. Sia chiaro che tutto quello che diciamo, fatta salva la buona fede, tra virgolette, delle persone, non è che le vogliamo, bisogna anche contestualizzarle storicamente. Però, insomma, non dimentichiamo che almeno noi cristiani dobbiamo avere comunque le antenne alte per vedere quello che ci viene spacciato e per sapere almeno distinguere un Amanite phalloides da un pratajolo. Paul Lecour è l'altro personaggio francese fondamentale per descrivere la New Age, perché è quello che segna il passaggio zodiacale alla mitica, appunto, era dell'acquario. Sottinteso, ammesso e non concesso, che l'umanità sarebbe stata sotto l'influsso di costellazioni diverse nel corso dei millenni, e quindi circa dal 4000 al 2000 a.C., sotto l'influsso del toro, ecco l'immagine dell'Egitto, e quindi l'Egitto, l'impero egiziano in quegli anni. Successivamente dal 2100 allo zero, l'influsso della cultura semitica ebraica rappresentata dall'Ariete. Quindi il cristianesimo, ecco i 2000 anni del cristianesimo dall'epoca di Cristo al 2000-2160, dice Paul Lecour, quindi ci mancherebbe ancora per la verità, però le date sono molto vaghe, molto incerte. Caratterizzato dall'influsso della costellazione dei pesci. E lì ci sta la simbologia con il pesce, che come sapete in greco appunto rimanda alla parola Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore, per cui l'immagine del pesce, come sapete, rappresenta il cristianesimo. Ed ecco che finalmente ci troveremo, peraltro ci troveremmo, in questo caso bisogna dire, perché Paul Lecour pensava al 2160, e quindi non so quale caffè teologico ci sarà ora di allora, e sarebbe iniziata la vita del mondo sotto l'influsso della mitica costellazione dell'Acquario. E per un bel po', perché si andrà avanti fino al 4320 d.C., quindi voi pensate che futuro radioso che avrebbe la cultura New Age e la New Age per poter svilupparsi. Tra parentesi, chi volesse, poi ho qualche slide che probabilmente non farò in tempo a vedere, ma se nelle domande qualcuno per caso, del tutto spontaneamente, volesse domandare qualcosa sugli oroscopi, sulle costellazioni, eventualmente potremmo dare qualche modesta illuminazione. Infine abbiamo la Ferguson, Marilyn Ferguson, che in epoca più vicino a noi, insomma noi a meno di una certa età, nel 1980, che cosa fa? Fa una cosa anche in effetti interessante. Manda un questionario a 210 persone in tutto il mondo, oggi si direbbe degli opinion leaders, per sapere quali sono i personaggi che ciascuno di loro riteneva più importanti e rilevanti per la propria vita, in modo da poter fare una statistica poi, no? E valutare quelli che risultavano più interessanti, più citati. Non è un caso che tra i personaggi più citati, siamo nel 1980, in graduatoria elenchiamo Teilhard de Chardin, uno scrittore, teologo controverso, che ha interpretato l'evoluzione, una sorta di evoluzionismo psicologico, potremmo dire. Ma soprattutto in sequenza Jung, Maslow, Rogers e poi Huxley e molti altri, che
che approderanno a Disneyland, mitico centro New Age in California. Ecco, Jung, Maslow e Rogers sono rappresentanti di quella psicologia umanista e poi la psicologia cosiddetta transpersonale che tanto sarà cara alla New Age. Maslow è quello che ha descritto tutti i bisogni, no? Le aree dei bisogni dell'uomo, dimenticando peraltro quello religioso, probabilmente non a caso, no? Come se si esaurisse tutto a livello orizzontale. Ecco, nella New Age possiamo immaginarla come un orizzonte orizzontale, consentitemi la tautologia, della visione dell'uomo. Ma Maslow è anche quello delle cosiddette esperienze oceaniche, la fusione oceanica col mondo. E le esperienze transpersonali cos'erano per questi personaggi in quegli anni? Delle esperienze, come dire, oltre la quotidianità, la normalità. Quindi si citavano gli sport estremi, dall'alpinismo estremo alla vela solitaria, a una sorta di esercizio che consisteva nel buttarsi da una roccia alta 100 metri e prendere al volo un'asta orizzontale che era 50 metri sotto. Sperando chiaramente di prendere. È senz'altro un'esperienza in effetti straordinaria, ammesso che possa avere poi successo. Quindi esperienze straordinarie. Insomma, un esperimento che ha reso l'idea di quello che si voleva ottenere. Ma facciamo due esempi emblematici ora per rendere ancora meglio quello che stiamo cercando di spiegare. Molte delle idee e delle teorie che vengono propugnate dalla New Age non ci vengono, come dire, di prima mano, ma specialmente qui in Europa subiscono una sorta di triangolazione. Per cui a noi sembra la famosa acqua calda, che ormai è un'acqua super riscaldata. Perché, vedete, molte teorie orientali, il mitico Oriente, induista e buddista, a cui attinge ampiamente la New Age, in realtà subisce intanto un'opera di desacralizzazione passando negli Stati Uniti, vedete il triangolo. E cioè molti elementi vengono, che in origine hanno un fondo religioso, un substrato culturale nel mondo indù, indiano originale, vengono estrapolati dall'ambito religioso e dal contesto indiano dove sono sorti migliaia d'anni fa, con i Veda, nella fattispecie con le Upanishad poi successive. Per cui tenete presente che molti dei guru indiani veri, originali, si scandalizzano di come vengono commercializzate le loro proposte, le loro idee, le loro teorie in Occidente. Le aborriscono. Anche perché poi noi non ci accontentiamo, ma dobbiamo considerare un'ulteriore triangolazione, quindi già una desacralizzazione per passare negli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti in Europa ci tornano dopo 10-20 anni, come è successo per lo yoga e la reincarnazione, con un processo anche di commercializzazione. Esempio emblematico è lo yoga, insomma, lo yoga che ormai troviamo propugnato in tutte le palestre, anche all'interno delle anche di congregazioni religiose e quant'altro, viene praticato alla grande. In realtà, se si va a fondo in quella che è l'origine culturale e storica dello yoga, non si può non pensare a un concetto induista, e cioè di superamento del dolore, il dukkha, per aumentare l'attenzione, per avere un controllo del respiro. Per carità, non demonizziamo. Uno può anche praticare lo yoga, poi ci dovrebbe essere una conferenza sullo yoga e sui metodi orientali, però volevo almeno far capire cosa c'è dietro quello che viene presentato semplicemente come una tecnica quasi ginnica. E di sviluppo del benessere personale. Come spiega molto bene il nostro presidente, il domenicano François Dhermin, che ha scritto un volume anche su questi aspetti, sul misticismo, sullo pseudomisticismo orientale, un conto, vedete, è parlare di benessere psicofisico. Il benessere psicofisico lo si può ottenere anche con queste tecniche.
Altro conto ben diverso per il cristiano è la vera pace dell'anima. Uno può anche praticare lo yoga e provare un benessere psicofisico, ma aver appena rapinato una banca o aver compiuto altri delitti. Così pure la reincarnazione, che viene passata qui in Occidente come un allegro passaggio della propria anima a personaggi magari famosi, per cui una persona immagina di essere stata un cavaliere nel Medioevo e di poter diventare in futuro un attore di Hollywood, in realtà è un'aberrazione per il concetto induista originale. Per cui la reincarnazione vuol dire un tentativo sofferto di superare il ciclo del samsara, così si chiama, per liberare il proprio karma. Ma vediamo ora i messaggi che in realtà veicola in maniera molto più, come dire, anche commerciale. Pensiamo al musical Air, al passaggio astrologico abbiamo già accennato, il musical Air, famosissimo pezzo che ora ascoltiamo e di cui dopo sentiremo il testo. Questo diciamo che è un po' l'esplosione storica della New Age classica. Bene, ora potremmo andare avanti, probabilmente chi ha una certa età, ma anche i più giovani penso l'avranno sentito perché è un pezzo famosissimo, ma andiamo una volta tanto a sentire il testo di questo pezzo, per capire un po' di cosa stiamo a parlare. Ora la regia ci aiuterà a sentirlo. Quando la Luna è nella settima casa e Giove si allinea con Marte, allora la pace guida i pianeti e l'amore orienta le stelle. Questa è l'alba dell'età dell'acquario. Armonia e comprensione, simpatia e fiducia abbondano. Non più falsità o derisione. Una vita dorata, sogni e visioni. Rivelazione mistica da cristalli e la vera liberazione della mente. Acquario. Sì, al di là dei paroloni, come vedete, per carità, poi stringi stringi, insomma, la sostanza è quella che è. Com'è quella che è che vedete qui, quindi adesso potremmo sbizzarrirci a parlare di oggettistica, cosmesi, il cavolfiore che vedete non è casuale, ecco, non è un errore di immagine piazzato lì, ma sarebbero dei cavolfiori giganti che sarebbero cresciuti nel mitico centro citato all'inizio nella premessa di Findor in Scozia, che insieme a Isalen in California, più psicologico, è il centro, uno dei centri di diffusione più forte della New Age, ecco, lì sarebbero cresciuti anche delle verdure giganti, abnormi, appunto, sotto l'influsso dell'energia New Age. Ma qui gli esempi sono tantissimi, magari poi con le domande mi potrò sbizzarrire a spiegarvi un po' di cosette, anche, come dire, in qualche modo autobiografiche. Qui abbiamo delle riviste New Age originali che vi spiegano, per esempio, i tipi di angeli che possiamo avere in base al colore, gli angeli azzurri, gli angeli rossi, gli angeli verdi, gli angeli indaci, che sono gli angeli della mente. Chi volesse sapere qual è il suo angelo lo può fare tranquillamente. Poi abbiamo una serie di oggettistica particolare che vi racconta un po' tutto quello che potete realizzare. Un esperimento tipico che potete fare anche adesso, anche oggi, è quello di andare a vedere casualmente cosa avete nelle tasche, tirarlo fuori, metterlo su un tavolo, associare un'immagine a ogni oggetto che trovate nelle tasche e in base all'oggetto che trovate andare a interpretare. Ve ne cito alcuni. Se uno trova un rossetto per una donna, pensa di doversi mostrare sempre femminile, è un'esigenza di sensualità più spontanea.
una macchina fotografica, ecco, è difficile che uno abbia una macchina fotografica, comunque un fazzoletto bianco, una piuma bianca, ecco, francamente non so chi di voi possa avere una piuma bianca, nella fattispecie potrebbe significare bisogno di sentirsi leggeri, di spiritualità. Vabbè, le chiavi di casa invece è un aspetto molto probabilmente più frequente. Avete una casa che vi preoccupa o l'affitto da pagare o qualche altro motivo? Ecco, ogni insomma cosa ha un suo motivo, ha un suo motivo di realizzazione. Ecco, al di là degli scherzi, ma non sono troppo scherzi, per la rivista ufficiale Essere, la voce della New Age, quindi una rivista seria, e altra parola magica nel mondo New Age è energia. Ecco, qua potremmo anche pronunciare quella parola, fermarci, chiudere la conferenza e andare a casa, perché energia è un termine assolutamente mitizzato dalla New Age. Non si sa di che energia ci sia, chi studia fisica sa che c'è l'energia di un certo tipo, eh? Questa è un'energia straordinaria che funzionerebbe all'interno dei cosiddetti fiori di Bach, che soprattutto all'interno dei chakra, ecco, i diffusissimi chakra in moltissimi gruppi esoterici orientaleggianti è un po' emblematica. Che cosa sono i chakra? Sarebbero dei nodi, 7 nodi che ci sarebbero in tutto il nostro corpo, dai piedi alla testa, ognuno dei quali è responsabile di alcuni organi in particolare, e attraverso i quali scorrerebbe dal basso all'alto una sorta di energia, la kundalini, attraverso, come dire, la forma di un serpentello intorno alla spina dorsale, mi perdonino i New Ager della superficialità con cui sto descrivendo per questione di tempo la cosa, fluirebbe in maniera appunto scorrevole dal basso all'alto fino alla testa. Nella misura in cui scorre in maniera scorrevole attraverso i nodi, allora significa che siamo sani, che stiamo bene, altrimenti possiamo avere un problema al fegato, allora il terzo chakra, piuttosto che il mal di pancia, e allora sarà il quarto e quant'altro. E poi ci sono tantissime altre forme di energia, appunto come potere curativo, potere sciamanico e quant'altro, ma chi più ne ha più ne metta. I movimenti, ecco, abbiamo detto all'inizio non c'è una sede, non c'è la New Age, quel portone della New Age, il fondatore, però attenzione, qui abbiamo solo una piccolissima rappresentanza delle migliaia di gruppi e gruppuscoli in tutto il mondo che in qualche modo si ispirano alla New Age, i vari funghetti di cui parlavamo all'inizio. Qui ne trovate alcuni emblematici, ma vi assicuro che sono molti, molti e molti, e molti cambiano anche nomi a seconda delle... Poi se volete approfondirne qualcuno, eventualmente ci può essere l'occasione. E dopo, beh, cosa si propugnava questa teoria? Ecco, non ho detto all'inizio che il passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario avrebbe dovuto corrispondere al passaggio dall'era caratterizzata dal cristianesimo e, virgola, quindi, secondo loro, anche da guerre fratricide, da violenza, da aggressività, finalmente si sarebbe passati all'epoca sotto l'influsso dell'acquario e quindi un'epoca di pace, di serenità, di non più contraddizioni, in cui le religioni tradizionali, il cristianesimo in primis, sarebbe sparita, non si sa come, ma sparita. E finalmente si sarebbe vissuti un clima emotivo di pace, di serenità e di tranquillità, quindi nobilissima intenzione per la verità. Cosa succede? Il 2000 passa, al di là del 2120 che ancora da vivere, il 2000 passa, e questa grande palingenesi universale non si vede. Le guerre purtroppo ci sono ancora. I cristiani, fino a prova contraria, anche se continuano a farli fuori, sono almeno un miliardino ed è difficile farli sparire tutti in un colpo solo, anche se c'è qualcuno che ci sta provando sul serio. Per cui, cosa dicono gli studiosi? Si parla di un passaggio alla cosiddetta Next Age, che è un po' il passaggio, come ha detto qualche studioso, come Introvigne, dalla terza alla prima persona singolare. Cioè, visto che questa grande palingenesi universale, di pace universale, non è più possibile, non si è realizzata, cosa facciamo? Ci riduciamo. Ecco, è una riduzione narcisistica di questa grande attesa universale. Mi racchiudo nel mio io. Il benessere personale, ecco l'esplosione dei centri benessere, della cultura del corpo e di quant'altro, che può avere anche origini da questo. Adesso non è un rapporto di causa ed effetto, ovvero non generalizziamo. Però ormai si comincia a parlare, come lo Splanger, un leader appunto della New Age, di una sorta di old age invece che new age, no age. Io aggiungerei una liquid age, per dirla con Bauman, un'epoca di liquidità, anche spirituale. Il Vaticano una ventina d'anni fa ha scritto un documento molto interessante che vi invito a leggere, è molto agile peraltro, Gesù Cristo portatore di acqua viva, una riflessione cristiana sul new age.
E qui vedete in maniera emblematica rappresentate la New Age dalla riflessione della cristiana, del portatore d'acqua. Alla sinistra è Ganimede, il coppiere di Giove, no? Trasformato da Giove in un'aquila, che è un ragazzino di cui sei innamorato e che li versa il famoso idromele, liquido magico, appunto a Giove, che rappresenta in qualche modo l'era mitica dell'acquario. E sulla destra vedete la donna al pozzo di evangelica memoria. Qui potete anche vedere visivamente la differenza dello spessore culturale, oltre che religioso, delle due attese. In fondo, per quanto buono, quel liquido magico non ti darà quella soddisfazione che l'acqua, che in qualche modo Cristo consente di prendere, li potrà dare. Anzi, se vi ricordate nel Vangelo, la donna, dopo essere stata, come dire, smascherata nella sua storia e aver riconosciuto il Cristo, si dimentica addirittura della brocca d'acqua e corre in paese ad annunciare il Vangelo. Questa è la differenza tra il cristianesimo e il surrogato, come può essere la New Age. Per onestà intellettuale non possiamo non riconoscere qualche aspetto positivo almeno come intenzione della New Age. Diciamo che, per usare un'altra immagine, ha mirato giusto ma ha sparato sbagliato. Cioè, molte delle esigenze che in qualche modo la New Age manifesta sono esigenze di emotività, di sviluppo delle proprie capacità, di creatività, di rispetto per la natura, che sono senz'altro condivisibili in buona parte. Non demonizziamo il tutto, assolutamente, anzi, può essere una critica anche alle nostre comunità cristiane, spesso fredde, spesso anonime, dove spesso manca anche l'aspetto dell'emozione e dei sentimenti. Però consentiteci in questo consesso in modo particolare di far capire un po' la differenza tra ambiti paralleli. In maniera così sinottica si vede anche bene, no? La presunta energia cristica di cui parla, per esempio, Rudolf Steiner, altro autore New Age, di cui si conoscono magari solo gli aspetti pedagogici, no? Le scuole steineriane, ma si ignorano tutte, consentitemi, le castronerie che spara su Gesù Cristo, sull'energia cosmica, sul Cristo cosmico e quant'altro. Il Gesù di Nazareth è ben diverso. La vibrazione interiore tipica dell'esoterismo classico in un cristiano autentico diventa carità vissuta ogni giorno nel suo ambiente. Il fatalismo astrologico degli oroscopi, di sperare nell'illuminazione del proprio segno zodiacale, un cristiano autentico deve diventare scelta personale di vita. Il karma, il ciclo del samsara, in realtà è illusorio, perché ognuno di noi dipende dalla propria responsabilità individuale. Per non parlare della distinzione tra bene e male, tipica, quasi esclusiva della visione cristiana e religiosa autentica dell'uomo, che in realtà nella New Age è assolutamente relativistica. Non dimentichiamo anche una visione panteistica della natura. La natura è considerata dalla New Age come una sorta di grande essere vivente che pulsa, immagine bella ma che però lascia il tempo che trova a livello poi di piano di realtà. Pensiamo a una valorizzazione della natura che ha fatto Hildegard di Bingen, peraltro, grande mistica, storica, musicologa, poco conosciuta ma assolutamente ortodossa nel senso cristiano del termine, e che valorizza pure molto la natura, e molti, peraltro, secoli fa. La meditazione autocentrata di molte forme di meditazione collegate alla New Age diventa per un cristiano la contemplazione dell'altro, la visione del trascendente. Ecco, non dimentichiamo che una pianta vera deve avere radici e deve poter essere verticale come i campanili della vostra città, altrimenti si rischia di vedere la terra da un piano soltanto. Direi che con questo possiamo concludere. Beh, in perfetto stile New Age potrei semplicemente cavarmela così, come disse un famoso saggio New Age, che nelle questioni della vita l'importante è il modo con cui ci si pone le domande. Sono le domande che ci si pongono, non tanto le risposte che si danno. E quindi potrei anche non dare nessuna risposta. E a parte gli scherzi, è chiaro che non posso esaurire tutta
tutti i contenuti delle domande che ci avete posto, cercherò un po' di raggrupparle sinteticamente e di darvi almeno qualche flash. Metterei intanto una slide, vediamo se riesco. Importante per un po' rispondere anche visivamente a molti dei quesiti che mi avete fatto, cioè molti dicono quali sono i punti da cui bisogna guardarsi per la New Age, di fronte a questo un cristiano a che cosa deve stare attento, ci dica tre punti da evitare, qual è il pericolo, molte domande di questo tipo. Non si possono, come capite, sistematizzare perché non è un gruppo con una dottrina ben definita. Dico solo che il discernimento si può fare in base a questi principi. Nella misura in cui qualcuno di voi si trovasse a partecipare a qualche gruppo di sviluppo del potenziamento della mente, a qualche corso di meditazione trascendentale, alla partecipazione a qualsiasi attività che un po', come dire, può odorare di New Age, nella misura in cui sente parlare dopo un po' di energia, di chakra e di quant'altro, ecco, sappia che entra in un mondo ben diverso. Noi utilizziamo in genere l'esempio dei gradini, cioè in molti di questi gruppi, molti dei quali molti di voi ci chiedono, per esempio, all'interno degli Hare Krishna se sono New Age o che cosa ne pensa di alcuni gruppi di un certo tipo. La teoria dei gradini è questa, cioè spesso sono molto subdoli nel manifestarsi i gruppi New Age, per cui primo gradino è quello del benessere fisico, per cui tu vieni a fare questi esercizi, questa ginnastica, questa meditazione per curare il tuo corpo, per stare meglio. Dopo un ciclo di incontri, se è un gruppo di New Age propriamente detto, si comincia a parlare appunto di nodi, di chakra, di energia, sia pur quella minuscola, che fluisce nel corpo, per cui il dolore che hai, la difficoltà che hai, anche psicologica, è legata a questa energia. E dopo un ulteriore periodo di tempo, perché sono molto prudenti in genere nel propugnare queste idee, se le propugnassero subito non avrebbero successo, molto gradualmente, possono passare anche degli anni, quella E minuscola dell'energia comincia a diventare maiuscola, energia suprema. Per cui poi non meravigliamoci che anche all'interno di qualche scuola, dopo alcuni cicli di corsi di yoga, ci si ritrova alle candele con la santona davanti alla quale ci si inginocchia e si prega. Perché in fondo il substrato culturale è quello lì. Per quanto riguarda la cultura macrobiotica, ecco la macrobiotica in sé, non mi pronuncio se non rimandando all'eventuale valutazione, come dire, clinico-medica, per cui è un po' di altra competenza, anche se spesso ha influenze anche di tipo New Age. Scientology è un gruppo non riconducibile direttamente alla New Age, ma è uno dei gruppi del cosiddetto potenziale umano, che a Isalen abbiamo trovato anche all'interno della New Age, che promette di sviluppare le capacità della mente umana. Però un gruppo così particolare, anche storicamente ben definito peraltro, al contrario della dottrina New Age, che meriterebbe, come dire, degli incontri a parte. Così pure la lagopuntura, la riflessologia, molti chiedono questi aspetti qua. Direi che siamo nel mondo della paramedicina e un ambito un po' border, diciamo, che può avere anche influenze controverse di stampo orientaleggiante New Age da verificare sul piano di realtà. L'unico consiglio, come dire, bonario che diamo è quello di limitare eventualmente queste cure all'ambito funzionale. Non arrischiarsi a cercare di curare malattie organiche. Ecco, io lavoro in ambito psichiatrico, peraltro, dove gestiamo comunità psichiatriche per pazienti con problemi di questo tipo, e spesso un po' vediamo questo ambiente un po' border, no? di credere nell'influenza di energie particolari su alcune patologie. Un conto è curare, insomma, per semplificare, un mal di gola o un problema, come dire, secondario, non necessariamente organico, con cure di questo tipo. Un conto è cercare di curare un tumore con le radici delle ortiche coltivate in un certo modo e con dei decotti fatti appunto dalle ortiche, esempio non casuale.
Perché pensare che la New Age possa influenzare la vita cristiana? Non lo fa magari in maniera indiretta, ma indiretta. Ecco, vi ho lasciato questa slide perché possiate appunto vedere come possa succedere nella quotidianità, nella propria vita personale, che ci incontri, si scontri con realtà molto controverse, che sono molto lontane dalla visione cristiana della vita. Per cui finché si parla di rilassamento, di tecniche di un certo tipo, ci potrebbe anche stare, nella misura in cui si sente parlare appunto di energia superiore, di kundalini, di chakra, di quant'altro, di energia cosmica, di Cristo cosmico e di quant'altro, è chiaro che è meglio, come dire, alzare le antenne. E la New Age non si nasconde nelle chiese dove al posto di Cristo si dipingono splendide e colorati, alla pieve, qua mi cita anche dei posti dove ci sarebbero delle meditazioni yoga fatte all'interno anche di monasteri. Occorre molto discernimento. Non è facile dire sì e no, la realtà non è bianca e nera, noi che studiamo le sette ce ne rendiamo conto in maniera particolare, ma spesso è grigia. Bisogna avere discernimento e saper distinguere bene fino a che punto arriva la credenza e fino a che punto arriva solo l'emotività. Insomma, ecco. Fino agli anni 60 la tradizione mistica occidentale era intatta, l'hanno detto un grande sincretista, Emile Zola, l'ho sciagurato con ciglio. Per carità, la tradizione mistica occidentale in effetti è vero che è molto poco conosciuta e andrebbe riscoperta, magari insieme alla tradizione mistica orientale, il cosiddetto isicasmo, che pure all'interno dell'ortodossia aveva una sua visione esperienziale molto importante per la vita umana, per la concentrazione e la meditazione, ed è molto misconosciuta in Occidente, e tante volte si cerca di suffragarla, di sostituirla con queste visioni orientaleggianti, tante volte, come abbiamo visto, trite e ritrite e commercializzate. Un conoscente mi ha raccontato di essersi avvicinato al Reiki angelico, cosa fare per mettere in guardia? Immagino sia solo spiritismo. Sul Reiki, in effetti, bisognerebbe sì fare un incontro particolare. Ci sono vari tipi di Reiki, è chiaro che si inserisce comunque in un contesto tipicamente New Age, l'energia di cui si parla, che emanerebbero appunto i guru del Reiki, è un'energia certo non scientifica e a carattere assolutamente esoterico. Quindi consiglierei davvero di mettersi in guardia da gruppi di questo tipo. Come conciliare la vita cristiana e l'efficacia di metodi per il rilassamento personale tipo i fiori di Bach? Vale il discorso che abbiamo detto all'inizio. Nella misura in cui questi presunti medicamenti hanno un effetto, come dire, psicologico o placebo e non curano malattie organiche gravi, per carità lasciamolo studiare ai medici e ai clinici e a quant'altro. Però ecco, evitiamo di curarsi appunto una malattia organica grave con i fiori di Bach, onestamente. Beh, non vorrei, come dire, aver esaurito, cioè probabilmente non sono riuscito a esaurire che cosa deve stare attento a un cristiano, ma mi sembra che grosso modo le abbiamo, non dico esaurite del tutto, ma almeno ho cercato di dare un accenno a tutte. Qui, se volete, potete avere una visione, come dire, sinottica di quello che abbiamo brevemente descritto, e da questa slide potete capire in maniera proprio efficace, anche come immagine icastica, l'influenza, e quindi in qualche modo rispondere anche ulteriormente a queste domande, l'influenza che ha la New Age sul mondo, sul corpo e sull'anima, seppur in maniera molto sfaccettata. Sul mondo, attraverso l'ecologismo, ci sono gruppi politici di stampo ecologico profondo, diffusi in Nord Europa in particolare, ma un po' in tutto il mondo. E l'esoterismo pure in qualche modo influisce. Sul corpo influiscono le appunto medicine alternative cosiddette che abbiamo citato, le presunte tecniche di guarigione con l'energia, tra virgolette, di cui abbiamo parlato. Ma soprattutto l'anima, come vedete, è ben bombardata.
perché con la psicologia traspersonale, la prospettiva pagana, la mistica energetica, il panteismo, l'astrologia e i presunti angeli, ecco, della New Age, voi capite che siamo ben lontani dal concetto di anima cristiana, perché l'angelo New Age, contrariamente all'angelo della visione cristiana, è una sorta di alter ego, di io idealizzato, e che viene utilizzato anche in maniera strumentale da organizzazioni anche commerciali. Vi volevo citare, ve l'ho promesso all'inizio, l'esempio, come dire, autobiografico di una compagnia di assicurazioni che non citerò, ma per cui mi ero rivolto, che il giorno del compleanno mi manda una lettera scrivendo che secondo la tradizione secolare dell'angelologia corrisponde un angelo custode protettore delle persone nate nel periodo appunto del mio compleanno. E mi affida anche l'angelo del giorno che si chiamerebbe Roquel e che ha la peculiarità di bontà, di equilibrio, di difesa dalle malattie, gli interessi dei viaggi, eccetera, eccetera. Questo per dire che insomma, gli angeli, le teorie della New Age si diffondono dappertutto, anche a livello commerciale, dove meno ce l'aspettiamo. Insomma, ecco. Nessuno me l'ha chiesto, quindi in effetti non dovrei rispondere all'astrologia e agli oroscopi, ma se la regia mi dà ancora 2 minuti. Vi potrei lasciare con questo, come dire, con questo saluto. Ce la facciamo? Ora non vorrei disilludere, per carità, le persone che magari bonariamente, molti di noi, guardano nel giornale ogni giorno, non necessariamente ogni giorno l'oroscopo e in qualche modo, tra virgolette, ci credono. Però un tipico esempio della mentalità, appunto, che può essere anche quella della New Age, cioè ci credo, non ci credo fino a un certo punto. Tenete presente che l'angolo dell'oroscopo non c'è rivista italiana che non ce l'abbia, anche quelle scientifiche, escluso Scientific America. E ormai anche nella scelta della gestione delle risorse umane, nella scelta di grandi finanzieri, della politica, ci sono molte persone che tengono conto dei riferimenti astrologici. Ecco, riguardo a quelli, teniamo presente un aspetto, questo sì scientifico, oggettivo, che in realtà quelle presunte immagini che noi proiettiamo su un piano del cielo, della volta stellata, in realtà sono distanti tra loro milioni di anni luce. Per cui è solo una pura illusione la loro immagine. Non solo, ma qui sì parliamo di energia di forza gravitazionale. La forza di attrazione che queste costellazioni eserciterebbero nelle persone nel momento in cui una persona è nata, in realtà sono, come vedete, per una legge questa sì fisica, proporzionale alla massa dei due oggetti e inversamente proporzionale al quadrato della distanza, in parole povere. È molto più forte l'influenza che ha sul mio corpo quel tavolino lì che Giove lontano o una stella lontano milioni di anni. Per cui se a questo aggiungiamo che per la cosiddetta precessione degli equinozi, cioè l'inclinazione dell'asse terrestre, praticamente la volta stellata che vedevano 2000 anni fa i romani, quando hanno in qualche modo coniato i segni zodiacali, era diversa da quella attuale, perché cambia ogni 2600 anni. Per cui, insomma, carità, ognuno può poi pensare quello che vuole, può viverla anche in modo, come dire, così superficiale, però consiglio di fare un piccolo esercizietto a chi avesse ancora dei dubbi in merito, e che pensasse che i vari autori dei giornali, di mass media, sugli oroscopi stiano davvero di notte a guardare le stelle, a vedere gli influssi di Giove piuttosto che di Saturno. Ecco, i consigli molto semplici sono questi: di confrontare lo stesso giorno e lo stesso segno su media diversi, quindi o in televisione, un giornale, un settimanale diverso, e vedere cosa dicono dello stesso segno dello stesso giorno. Si troveranno delle sorprese interessanti. E poi guardare anche i commenti degli altri segni zodiacali, non solo del proprio, perché in genere ci si ferma a guardare il proprio. Guardate anche gli altri.
Se lo fate alla sera, quando la giornata è finita, ne troverete di molto più calzanti di quello che sembrava essere il vostro. E con questo direi che possiamo chiudere.